avanti, preceduti da un po' di sana rissa in galleria, tanto per citare un'importante opera di Boccioni, e però eccoci qua. Quindi sono molto lieto di inaugurare questa mostra. Sul tempo del futurismo già sono state spese tutte le parole necessarie. Sottolineo che questa esposizione romana è oggettivamente un evento internazionale, di caratura internazionale, di grande rigore scientifico, pur nella sua grande capacità di accesso, di inclusione nei confronti di chiunque voglia avere conoscenza del futurismo, della sua storia e del suo eterno presente, come ha sottolineato giustamente il curatore. Con il futurismo l'arte è totale, esce fuori dallo spazio del quadro, entra dentro la vita quotidiana e intercetta un mondo che tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Da Boccioni a Balla, seppur da punti di vista molto diversi, i protagonisti di questo movimento hanno colto il divenire che la tecnologia e la macchina stavano comportando e che oggi stiamo vivendo. In questo senso Filippo Tommaso Marinetti, nel manifesto intitolato Immaginazione senza fili del maggio 1913, scriveva che l'uomo del futuro avrà solo un modesto interesse di conoscere come sono vissuti gli uomini del passato, ma avrà bensì una continua smania di sapere come vivono e cosa fanno in ogni momento gli altri uomini del suo tempo in tutto il pianeta, e attraverso i libri, i telefoni e la rete avrà i mezzi a disposizione per essere continuamente informato in ogni istante. Ha di fatto prefigurato l'attuale e contemporaneo modo in cui viviamo. Commento a caldo, professore, su questa inaugurazione riservata alla stampa, punto numero uno. Dunque, questa inaugurazione riservata alla stampa è un grande successo, mi sembra, mi dà molta soddisfazione. Ho visto anche nelle domande, negli interventi, diminuire moltissimo la verve polemica che ha preceduto la mostra, perché ero convinto che se la mostra venisse vista, sarebbe questo, una volta era una delle prime lezioni che si dava a chi faceva il critico d'arte, no? Beh, vai a vedere la mostra e poi fai il pezzo. Se la mostra si vede, penso che le critiche si abbassano raso terra. Le prenotazioni dall'estero sono già numerose? Sì, ci sono molte, non so, i numeri bisogna chiederli alla segreteria della Galleria Nazionale, ma ci risultano molte prenotazioni dall'estero. Oggi ci sono stati due giornaliste, una spagnola e una austriaca, per esempio, che stanno preparando dei servizi per invogliare il turismo da quelle nazioni e dire venite a Roma, venite a vedere la mostra. Oh, ci può dire qualcosa di più sugli interventi in catalogo? Sì, allora c'è un saggio diviso in tre capitoli da parte di Giovanni Lista, che è considerato il più grande esperto mondiale di futurismo, in cui lui parla da una nuova interpretazione del manifesto delle Figaro, parla degli esordi futuristi di Balla e parla dello spettacolo futurista. Questo è fondamentale per la qualità dell'autore. C'è anche un bellissimo saggio di Gunther Berghaus sul teatro e la danza futuriste con nuove notazioni scientifiche. Poi ci sono dei testi un testo che consiglio a tutti dal punto di vista storico. Francesco Perfetti, che insomma è notorio, è uno dei più grandi storici contemporanei, parla dei rapporti fra futurismo e politica e quindi chiarisce in modo limpido e non ideologico anche i rapporti tra futurismo e fascismo. Poi c'è Riccardo Notte che affronta l'eredità del futurismo con le nuove tecnologie e con la virtualità. C'è Adama Soero, che è un'altra grande studiosa di futurismo, che parla, e anche lì c'è un saggio con dati inediti, ci dice perché il futurismo è nato a Milano, prima di passare poi dal secondo dopoguerra a Roma. Quindi i motivi per cui è nato a Milano, il collegamento con lo sviluppo di Milano. C'è un saggio bellissimo sulle donne futuriste, sulle artiste donne futuriste, alcune delle quali sono in mostra, di Ida Mitrano. Il mio saggio spiega tutta la mostra e va dall'inizio ad oggi, diciamo, e con la tesi il futurismo è oggi. E poi, adesso vado a memoria, insomma, c'è Claudio Giorgione del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano che spiega perché i futuristi erano influenzati dalle grandi esposizioni universali. Due parole per le attività destinate al pubblico: la cucina futurista, la musica futurista, il cinema futurista.
Sì, allora verranno organizzati, c'è un calendario di incontri, di talk performance curate dalla Fondazione Magna Carta con la consulenza di Federico Parmaroli, in cui verranno approfonditi questi aspetti, l'architettura, la musica, la danza, il cinema. E poi ci saranno laboratori didattici che cura la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, mirati a fasce di età diverse, dai bambini piccoli fino agli studenti delle scuole secondarie superiori. Tre titoli di cinema futurista. Allora, abbiamo, sono in mostra due, i film futuristi rimasti sono pochissimi, come è noto. Vita futurista, che era quello più famoso, è andato perduto, sono rimasti solo pochi fotogrammi. Quindi noi in mostra abbiamo i due più importanti film futuristi rimasti, cioè Thais di Anton Giulio Bragaglia, con le scenografie avveniristiche di Prampolini, e Vitesse, cioè Velocità, 1930, in cui il futurismo realizza il dramma degli oggetti, cioè usa anima degli oggetti per raccontare in modo diverso la storia di un adulterio. Professore, ma i futuristi condivano con l'olio delle macchine? Sì, qualche volta sì, io quel piatto non lo mangerò però. Grazie, professore.